Dopo la bella vittoria contro il Francavilla, adesso arriva forse la partita più importante in questo periodo, no? Sarà il tuo primo derby qua a Catanzaro, immagino che già sai insomma la grande passione che c'è. Come pensi che andrà affrontata questa derby? No, sicuramente è una partita importante, molto sentita, lo sappiamo bene, chiaramente per me è il primo derby, ma so bene quello che sono un po' le sensazioni dell'ambiente e tutto, quindi va affrontata nella migliore delle maniere, con il giusto atteggiamento, sapendo appunto che comunque è un derby, quindi non è una partita tra virgolette migliore. E magari con la giusta cattiveria che il mister continua a ripetere di volere, no? Che insomma in parte si è già vista con la Virtus Francavilla e che sarà necessaria, altrimenti la Reggio non si esce limita. Io penso che la cattiveria sia un elemento che vada a prescindere dall'avversario, quindi sicuramente è una caratteristica, è una cosa imprescindibile in ogni partita, al di là che sia regina piuttosto che altre squadre. Sappiamo che dobbiamo metterci, l'atteggiamento deve essere quello giusto, è una partita difficile, quindi dobbiamo interpretarla al meglio. Derby probabilmente molto caldo anche dal punto di vista ambientale, si prevedono più o meno 15.000 spettatori, più un altro migliaio qui da Catanzaro, servirà anche qualcosa dal punto di vista temperamentale, caratteriale da parte di quei giocatori più esperti? Ma sicuramente sono le partite belle da giocare. Il campionato offre piazze e partite come queste, quindi devono essere sicuramente uno stimolo in più. Bella da giocare e interpretata nella maniera giusta. Squadre simili come collettivo hanno giocato hanno segnato 8 giocatori per parte qui almeno in campionato. Voi difensori avete un pericolo pubblico in più che è Corazza, 6 gol in questa prima parte del torneo, che obiettivamente, come direbbero gli inglesi, è un fire. Sì, sta facendo sicuramente bene. Noi abbiamo le nostre frecce dalla nostra parte, quindi al di là di chi affrontiamo e dalla caratura dell'avversario, dobbiamo essere consci della nostra forza, quindi lavorare bene per quello che sono le loro caratteristiche e sfruttando al meglio le nostre. Comunque sei contento, immagino, di questo tuo inizio di campionato, no? Si può fare sempre di più, ci si può sempre migliorare, quindi si lavora ogni settimana per questo. Senti, tornando alla partita, la Regina forse dà meno punti di riferimento, o meglio, chiedo scusa, il Catanzaro dà meno punti di riferimento, una squadra più imprevedibile. La Regina invece gioca con i due davanti, quindi probabilmente per voi diciamo, il punto di riferimento c'è, ovvero la coppia Corazza-Reginano. Sì, sicuramente, come dicevo prima, loro hanno le loro caratteristiche, noi abbiamo, diciamo, nel nostro tridente un po' più di imprevedibilità. Però vanno analizzate insomma le caratteristiche, come bisogna fare ogni settimana in base all'avversario. Quando giocano con loro due sappiamo che sono più o meno diciamo, dei riferimenti e dobbiamo cercare di annullarli insomma per quello che poi sono le loro caratteristiche. Personalmente ti trovi meglio al centro o sul centro-sinistra? Centro-sinistra, centro-destra, ancora al centro gioco, cioè non è un problema di... Non è un problema di ruolo, diciamo, nei tre. Ovviamente ci sono, per le mie caratteristiche, sicuramente magari mi esprimo meglio su uno dei due laterali, però giocare in mezzo non mi dispiace. Quanto può contare, secondo voi giocatori, un derby così che arriva alla nona giornata, però obiettivamente al di là della classifica è una cosa che conta parecchio sia per le tifoserie, per le due piazze, per le due società, ma anche a un livello psicologico, mentale, per le due squadre potrebbe contare. E quanto può contare giocare davanti a 15.000 spettatori avversari? Sicuramente è una partita importante, non dico che può essere un crocevia, ma può dare una grossa iniezione di fiducia poi per quello che è il proseguio del campionato e delle partite successive. Ovviamente andiamo a giocare appunto di fronte a una cornice di pubblico importante e questo deve essere sicuramente una carica in più, perché poi sappiamo bene che il calcio importante, il calcio vero, offre questo.
bene, grazie.